Negli ultimi 10-15 anni la prospettiva di cura dei pazienti con talassemia è radicalmente cambiata e per fortuna in meglio. Noi ci facciamo raccontare un po' le tappe principali di questa evoluzione dal professor Silverio Perrotta, che lavora presso l'università, la seconda università di Napoli, dove è a capo del centro proprio delle talassemie. L'abbiamo incontrato a Cagliari nel corso di un incontro che ha visto riuniti un po' i massimi esperti italiani nella cura di questa malattia. Allora, professore, cos'è cambiato? Cosa c'è stato di nuovo negli ultimi 10-15 anni nella cura della talassemia? Ma negli ultimi 10-15 anni la storia della talassemia è completamente cambiata, fondamentalmente potremmo racchiudere per due fattori. Uno, il miglioramento delle tecniche, in particolar modo l'avvento della risonanza magnetica come metodica che consente di valutare, di quantizzare il sovraccarico di ferro in quelli che erano i due organi bersaglio principali, che sono fegato e cuore. Secondo punto, che ha ovviamente permesso il cambiamento della prognosi della malattia, è stato l'avvento di nuove terapie, in particolar modo dei chelanti orali e in particolar modo di un chelante orale che oggi si prende in monosomministrazione giornaliera, significa una sola volta al giorno, e quindi in 10 minuti il paziente al giorno effettua la sua ferrochelazione, che è una terapia per loro salvavita. Ecco, cominciamo dal tema della risonanza. Cosa si faceva prima, perché si è iniziato a fare la risonanza e soprattutto quali sono i vantaggi di questa tecnica? Allora, prima in realtà esisteva la possibilità di effettuare un'analisi del sovraccarico d'organo solo mediante una metodica che si chiama SQID e che in effetti però è disponibile al mondo soltanto in 3 centri, e di cui uno in effetti a Torino. E quindi ovviamente il limite dell'utilizzo di questa metodica presente solo in pochi centri e soprattutto il fatto che poteva quantizzare solo il ferro a livello del fegato ha dato sicuramente degli aiuti, ma non ha contribuito proprio al cambiamento ovviamente della prognosi. La risonanza magnetica, come sappiamo, un apparecchio di risonanza è disponibile in tutte le città. Non ci vuole un apparecchio che abbia determinati software dedicati, ma questo è stato un passo importante che però è stato effettuato ormai in quasi tutte le città dove in effetti sono presenti dei centri talassemia. E qual è la misurazione più fine che consente di fare la risonanza? È quella del T2 star che con un numero in realtà consente di poter distinguere il sovraccarico di ferro sia a livello del cuore che a livello epatico, classificandolo in lieve, moderato, grave o assente. E quindi ovviamente il medico che ha pazienti talassemici e che ha a disposizione questo tipo, diciamo, di metodica può a questo punto modulare al meglio la terapia ferrochelante gestendola con dosaggi appropriati in base proprio all'entità del sovraccarico di ferro e quindi gestire ed eliminare totalmente il sovraccarico di ferro d'organo dei singoli pazienti. Prima, quando si usava la titolazione della ferritina, succedeva addirittura l'opposto, pazienti con valori bassi di ferritina ma col cuore pesantemente sovraccarico di ferro, è così? È quello che abbiamo scoperto proprio grazie alla risonanza magnetica. Noi ci chiedevamo come mai avevamo dei pazienti con delle ferritine basse, che quindi per noi significava che il paziente stava effettuando una terapia chelante adeguata, che addirittura forse se aveva una ferritina molto bassa ci portava a ridurre la terapia ferrochelante, che quando poi abbiamo fatto le risonanze magnetiche ci siamo resi conto che in realtà erano dei pazienti che però a livello di cuore avevano un notevole sovraccarico di ferro, perché la ferritina non correla con il sovraccarico di ferro a livello cardiaco e quindi questi pazienti sono stati ripresi, è stato effettuato su di loro una terapia ferrochelante importante, intensiva, e hanno quindi ridotto il loro sovraccarico di ferro e oggi hanno una possibilità e una sopravvivenza che è notevolmente migliorata rispetto al passato. Quindi prima rivoluzione è quella di tipo diagnostico, seconda rivoluzione è quella a livello appunto della chelazione del ferro. Quali sono stati i progressi? Ma i progressi sulla terapia ferrochelante è fondamentalmente legato al fatto che per decine d'anni noi abbiamo avuto, ed è ancora ovviamente un farmaco utilizzato e utile, ma abbiamo avuto solo un farmaco che aveva il grosso svantaggio di dover essere utilizzato mediante una pompa a lenta infusione per 10-12 ore al giorno
con un ago sottocute. Questi pazienti quindi ogni sera si preparavano quello che loro definivano la macchinetta con il farmaco, si mettevano un ago, l'ago sottocute che veniva poi rimosso la mattina, e questo per 5 se non 7 giorni su 7. È ovvio che questo portava, soprattutto nella fascia pediatrica e adolescenziale, spesso a non effettuare questa terapia ferrochirale e quindi poi con le conseguenze e le complicanze che avvenivano per questa situazione. L'avvento dei chelanti penteorali e l'avvento dell'ultimo chelante orale che è disponibile in realtà in Italia dal 2007, quindi da 7-8 anni, con una somministrazione una sola volta al giorno, sciogliendo praticamente la compressa, se così la vogliamo definire, all'interno praticamente di un bicchiere diciamo d'acqua, ha fatto sì che i pazienti si chelassero in maniera regolare, perché l'impegno della chelazione era notevolmente ridotto. Inoltre poi il chelante si è dimostrato essere efficace anche a lungo termine, con un ottimo profilo di sicurezza, capace quindi di chelare a livello epatico e a livello cardiaco, e quindi ovviamente i pazienti hanno potuto ridurre notevolmente il sovraccarico di ferro, che rappresenta il principale motivo delle loro complicanze. Senta, professor Perotta, grazie a queste due rivoluzioni, oggi qual è la prospettiva di vita di un paziente, soprattutto magari di un bambino, di una persona giovane affetto da talassemia? Ma io direi che oggi le prospettive di un paziente giovane, che quindi inizia oggi senza avere delle complicanze e che ha la possibilità di effettuare queste indagini e una terapia ferrochelante per via orale, sono ottimali. Le definirei quasi simili a quelle di un soggetto normale. Infatti, anche sotto questo punto di vista, noi stiamo notando in tutti i centri pediatrici una ripresa anche della scelta da parte di coppie di far nascere un bambino talassemico, proprio perché oggi la loro qualità di vita e le loro aspettative di vita sono notevolmente migliorate.